Buongiorno a tutti. Volevo solo discutere. Grazie. Che la legalità, come voi ben sapete, comincia sempre dal rispetto di chi sta parlando, che sia vostro compagno di banco, che sia vostro genitore, che sia vostro amico, chi sia chiunque, la legalità comincia dal rispetto di chi sta parlando. E quindi il mio ringraziamento va a voi, sono voluto arrivare fin dall'inizio e vi devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito, ve lo voglio dire anche a voi, della serietà con cui questi ragazzi, pur provenendo da scuole diverse, quindi anche da percorsi diversi, ma ognuno di voi carico della propria sensibilità, delle proprie conoscenze, dei propri dubbi, dei propri interrogativi, vi ho visto arrivare, vi ho osservato quando entravate questa mattina, poi quando siete andati nei gruppi di lavoro e sono venuto con la dirigente della scuola un po' da lontano a guardare il modo con cui partecipavate accompagnati dagli amici che sono arrivati e il modo con cui l'avete fatto, lo state facendo, a me dà molta forza perché è un modo serio che vi fa onore. Vi prego, non mollate da questo punto di vista. Perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere il cambiamento, quello che chiediamo nella società. Non chiediamolo solo agli altri. Non lo chiediamo solo agli altri. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. E allora la prima considerazione che da amico, perché l'unico titolo che mi porta qui oggi è un segno di affetto e di stima nei vostri riguardi. Io non ho nessun titolo. E sono venuto, e da oltre 40 anni che vengo a Parma, dai tempi della prevenzione sulla droga, poi l'AIDS, oggi temi dell'illegalità. Qui ho conosciuto in questi qua oltre 40 anni delle realtà stupende e delle persone stupende, da cui ho imparato e di cui sento forza e riconoscenza. Voi avete avuto in questa città, in questa provincia, uomini e donne che hanno segnato che cos'è l'accoglienza alle persone, e Mario Tomasini è uno di questi. Che per voi può essere un cognome distante, perché è una persona adulta che anni fa se ne è dato, ma per me e per molti di noi è stato un maestro e un punto di riferimento, che ha fatto onore a questa terra. E quindi ho tanti anni che qui ci vengo in modi, in forme diverse, e mi fa piacere essere ritornato con un segno di stima e di amicizia. E per me la gioia di avervi visti arrivare da scuole diverse con la voglia di conoscere, per diventare persone più responsabili, non dimenticatelo mai. E se c'è un peccato, lo dico da sacerdote, oggi grave, è il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. C'è troppo sapere di seconda mano e per sentito dire. Ha detto la televisione, dipende che cosa ha detto. Il mio amico gli ha detto, dipende cosa ha detto il tuo amico. Vi prego, abbiate sempre una sana curiosità di non vivere di cose che si prendono e si gettano subito. Dobbiamo essere capaci di scendere in profondità per conoscere. Conoscere per diventare persone più responsabili. Questo percorso che voi avete promosso insieme è un percorso di conoscenza per assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Perché due cose vi prego di non dimenticare, ve lo dico come sono capace.
che il male esiste. Il male esiste. La violenza, l'illegalità, la corruzione, le mafie, lo sfruttamento delle persone, situazioni che creano sofferenza ad altri. Il male esiste, va affrontato. E il primo passo è riconoscerlo, nominarlo, chiamarlo per nome. Chiamarlo per nome. Avete sentito che il Papa Francesco, che oggi tutti citano, ha chiamato la corruzione, l'ha chiamata puzza, putrefazione. Perché è così, è puzza, è putrefazione, ci impoverisce tutti. Il male esiste, la violenza c'è in tutte le sue espressioni. Le mafie, signori, non è un problema che riguarda altri. Le mafie al nord sono da 60 anni in forme con colori e accenti diversi. E allora, la prima considerazione, non informazioni di seconda mano per sentito dire, ma la voglia di conoscere. Questo è un percorso di conoscenza, quello che andate a fare con gli amici per accompagnarvi, con i vostri insegnanti. Non perdete questa sana volontà, di sana curiosità, di conoscenza. Chiamiamo il male per nome, punto e basta. Ma attenzione, voi nel vostro cammino lo capirete sempre di più, che il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo è il problema più grave nel nostro paese. E la malattia più grave in Italia, in questo senso dico malattia, è la delega. E dire che tocca sempre agli altri fare è la rassegnazione, spesso l'indifferenza. Questa è la malattia grave nel nostro paese. Vi prego, non si può essere cittadini a intermittenza. Allora, quando mi interessa, io sono cittadino e poi dopo in tanti momenti faccio tutto altro. Ci vuole una continuità. Ma la cosa bella che voi stessi avete detto oggi e che altri vi hanno accompagnato nel dirlo è che il nostro orizzonte qui non deve essere un orizzonte di eccezionalità, di cose straordinarie, ma un orizzonte di normalità, di quotidianità. Noi ci interroghiamo, io e voi. Voi avete posto delle domande, io vi porto il mio piccolo, piccolo, piccolo contributo. Che vuole dire? Come sono capace? Che quello che diventa importante, che ognuno mette in gioco la sua parte. Che la prima domanda che dobbiamo farci è dentro di noi e nella nostra coscienza. Chiederci che cosa noi facciamo, non di eccezionale, e quindi può sembrare qualcosa di distante. No, nelle piccole cose, perché il rispetto delle regole, la legalità, l'accoglienza agli altri e il riconoscimento degli altri. Perché non basta accogliere, bisogna anche riconoscere le persone. Incomincia dalle piccole cose. Incomincia dentro le vostre famiglie. Incomincia con quella persona in casa malata. Incomincia magari con quegli anziani che hanno una solitudine, che vivono e che hanno bisogno di qualcuno che li ascolti. Incomincia nei vostri quartieri, nelle vostre parrocchie. Incomincia nelle vostre classi, incomincia lì, in questo orizzonte di normalità e di quotidianità, vi prego. Cancellate la parola mafia, ma cancellate anche la parola legalità. Perché il problema... Perché il problema voi me lo insegnate. E io lo voglio
perché Mattia ci deve tradurre in tante altre cose. Non è un qualcosa, certo, noi chiamiamo per nome la mafia che c'è, poi vuol dire tante altre cose la mafia, ma il problema più grave non sono i mafiosi, è la mafiosità, è quegli atteggiamenti, quelle modalità che le trovi da Parma a Palermo, da Torino o dove sono nato io a Pieve di Calore sulle Dolomiti. E quella mafiosità, e quei linguaggi, e quelle modalità mafiose, e quella superficialità, e quel chiedere sempre che gli altri facciano, e noi, e quel giudicare dall'alto, e quel non riconoscere, allora dalle piccole cose, e da guardarci dentro noi, e guardarci nella nostra coscienza. Non siamo qui per parlare sui massimi sistemi, certo sono anche quelle mafie, ma quelle mafie si alimentano di quella mafiosità, di quella superficialità, di quelle deleghe, di quel pensiero che tocca sempre agli altri fare. Tu cosa fai? Cominciando dalle piccole cose, da quella attenzione, da quelle accoglienze, da quell'impegno in casa tua, nella tua realtà. Voi troverete, come io ho visto ancora una volta, lo dico con grande sofferenza, sapete, perché quando si parla di persone, non sono casi come qualcuno dice, non sono utenti, non sono numeri, perché il primo diritto di ogni persona è di essere chiamato per nome, questo è il primo diritto di ogni persona. E abbiamo dei linguaggi anche noi, nel pubblico, nel privato, nel volontariato, che dobbiamo riscrivere un po' il nostro vocabolario, i nostri linguaggi. Io per primo, perché il primo esame di coscienza ve lo devo fare io qui dentro. Però voi sentite quanta commozione a Lampedusa è successo quando quel barcone è andato giù. Che non c'era stato per 13 morti trovati sulla spiaggia di Lampedusa. Per gli altri 19.000 morti di questi anni ai confini della fortezza Europa, perché l'Europa ha creato i suoi confini di respingimento. Ma voi mi insegnate che non basta commuoversi, bisogna muoversi. Bisogna muoversi, non basta commuoversi. Perché altri barconi erano andati giù negli anni a Portopalo. Altri morti nel nostro mar Mediterraneo che ci devono far ricordare che quella gente fugge dalla disperazione, dalle dittature, dalla fame. E i mafiosi, i criminali internazionali entrano con i documenti in Italia regolarmente, non fanno quei percorsi. E non voglio dimenticare la nostra storia di migranti, quelle dei miei nonni e di tanti di voi, quando sono partiti dall'Italia per andare in altri paesi e hanno lottato per le stesse ragioni per cui stanno lottando oggi i nostri migranti del nostro paese, le stesse. La dignità umana, la dignità umana che viene prima, che viene prima, che viene prima dei diritti. I diritti sono stati messi lì a fianco dei doveri per affermare la dignità umana, la libertà, la dignità di tutte le persone. E voi avete fatto bene a richiamare questo. Avete fatto bene a richiamare questo. Non basta commuoversi, bisogna muoversi. No a cittadini intermittenza. Ma attenzione, c'è un punto delle parole. E leggendo le parole e sentendo le parole che voi avete ripetuto poco fa, parole importanti che voi avete detto, e credo che voi siete dei ragazzi svegli, intelligenti, veramente ve lo dico con grande sincerità, poi ci può essere qualcuno più distratto, ma attenzione, siete meravigliosi.
Avete più strumenti di quelli che abbiamo avuto noi, una tecnologia che vi permette di navigare, ma attenzione, è un mondo virtuale, è un mondo che vi permette di avere molte più conoscenze, ma che molte volte manca di profondità. E soprattutto siate capaci, e voi lo farete anche con questo percorso, di tradurre quelle parole, di riempirle di sostanza, di contenuti, per calare questo mare di virtuale nel reale, nella concretezza. E allora ci sono delle parole che ce l'hanno rubato, e alcune delle parole che voi avete scritto poco fa c'è chi ce l'ha rubato, le ha rubate a me, le ha rubate a voi, ve le stanno rubando, perché tutti parlano di legalità in Italia, cominciando da quelli che la calpestano tutti i giorni, perché c'è tanta gente che ha scelto la legalità maleabile, sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene non le rispetto. Noi dobbiamo difendere dai manipolatori, dai seduttori. Chi è che non parla di pace? Chi è che non parla di giustizia? Ne parlano tutti, poi dipende che cosa vuole dire, come viene tradotta. Dobbiamo difendere alcune parole, voi le avete scritte. Vi prego, approfondite. Non appiccichiamole solo lì. E quando prima ho detto che l'obiettivo non può essere la legalità, non è una battuta facile. La legalità è importante per lo sviluppo della persona umana, per lo sviluppo della società, il rispetto delle regole. Però attenzione, l'obiettivo non è la legalità, non è un valore, è un prerequisito per raggiungere un altro elemento fondante che si chiama la giustizia, che innanzitutto è la giustizia sociale per quello che ci riguarda. La giustizia, la legalità è lo strumento per raggiungere la giustizia, e questo è molto importante. E l'altro strumento è la solidarietà, che non è l'elemosina, perché negli ultimi tempi in Italia siamo tornati alla beneficenza, perché abbiamo raggiunto, voi lo sapete, e uscite un attimo dai recinti delle nostre realtà, perché qualcuno può alzare la mano e dirmi: ma io non vedo tutto questo, o lo vedo solo in parte. Io parlo del nostro paese, che è l'Italia. Voi dovete far emergere le cose belle, importanti, positive che ci sono dentro le vostre realtà, e ci sono. E i vostri insegnanti vi insegnano che la prima dimensione educativa, educarci giovani e adulti a cogliere le cose positive che ci sono. Conoscere, riconoscere, valorizzarle, farle conoscere. Poi una coscienza critica fa emergere anche le cose che non vanno. E voi avete letto negli ultimi tempi che in Italia oggi abbiamo 9 milioni, 9 milioni di persone che vivono la povertà relativa. Ma avete visto gli ultimi dati, che per noi non sono numeri, ma sono nomi e cognomi di persone, quel diritto. 5 milioni di persone che vivono la povertà assoluta. L'Italia è il paese, l'ho appena detto, non dimenticando le cose belle, importanti, vi prego, positive che ci sono, che oggi ha attualmente 6 milioni di persone analfabete, con un analfabetismo di ritorno. E l'Europa ci ha richiamato un mese fa per la dispersione scolastica, che siamo agli ultimi posti in Europa. Allora non siamo qui per giudicare, per criticare, per semplificare, ma per conoscere, per essere più capaci di chiedere responsabilità, di fare la propria parte, ma vi prego,
di assumerci anche noi, incominciando dalle piccole cose, la nostra parte di responsabilità. Perché solo unendo le forze delle persone oneste, la richiesta di cambiamento diventa forza di cambiamento. E per diventare una forza di cambiamento dobbiamo unire le nostre forze, delle persone oneste. Io vi auguro di essere sempre delle persone oneste, che non vivono di superficialità, che non diciamo delle parole solo per sbandierarle, tanto, ma che le vogliamo riempire di quella sostanza, di quei contenuti. Il nostro paese ha bisogno di questo oggi. Ragazzi, voi siete bravissimi e vi sono grato del modo con cui avete lavorato stamattina e in questo momento a riflettere su temi che sono difficili per me e credo anche per voi. Ma dietro queste parole, quelle che voi avete scritto, quelle che avete riflettuto poco fa nei gruppi, c'è la vita delle persone, ci sta anche la nostra vita, il nostro benessere, il nostro futuro, il nostro presente. E mi permetto di dirvi, e vi prego cogliete il passaggio, anche se non è semplice, che sto per condividere con voi, anche con quegli amici laggiù in fondo, che cedere la nostra responsabilità vuole dire rinunciare alla nostra libertà. Questo è il punto. Questo è il punto. E noi non siamo tutti in questo senso. E allora in questo senso le vostre domande. Ma un altro passaggio che vi permette di legare tutti i gruppi, al di là della dimensione specifica del vostro percorso, che continuerete ad approfondire e che dobbiamo imparare il coraggio. Vi auguro di essere capaci di imparare il coraggio. Lo dico a me, perché non è stato facile nel mio percorso. Io non ho cominciato da adulto, ma ho cominciato a 17 anni andando a scuola come voi. Prima da solo, con un gruppo di amici, e poi a 20 anni il gruppo aveva. Io diventerò sacerdote dopo, difendendo subito un valore che è il pluralismo. Cioè il creare le condizioni di un nome e soprattutto di costruire un percorso con tutte le espressioni, anche religiose, le varie dimensioni di fede, che sono una grande ricchezza, perché la diversità è il sale della vita, non dimenticatelo. E la diversità non deve mai, mai, mai diventare avversità, ma è una ricchezza da incontrare, da valorizzare, da sostenere. Non dimenticatelo mai. Come vi prego di non dimenticare mai, ma sono cose che faccio, già voi conoscete, che accogliere gli altri, attenti, vuol dire innanzitutto accogliere se stessi. Riconoscere gli altri vuol dire innanzitutto riconoscere se stessi. Qui siamo tutti diversi, non c'è uno uguale all'altro, e questa è la grande ricchezza. E cominciando da questa quotidianità che siamo chiamati a riconoscerci e ad accoglierci. Ma dobbiamo imparare il coraggio. Può sembrare una banalità, perché tutti siamo testimoni a volte di violenze, di soprusi, di forme di bullismo, di qualcuno che umilia il compagno,
di qualcuno che etichetta un altro. Imparare il coraggio, che comincia dalle piccole cose, di fare nel cammino della nostra vita anche delle scelte scomode. E di rifiutare, cominciando dalle piccole cose, i compromessi. Rifiutare i compromessi, anche dalle piccole cose, e ma intanto, e tutti noi, e tu ne sai qualcosa, e tu che hai più anni ne sai qualcosa, i vostri genitori, i vostri insegnanti, ma anche voi, e man mano che andate avanti nella vita, troverete anche voi dei bivi, e di fronte ai bivi della vita, su piani e modi diversi, bisogna prendere posizione e decidere da che parte stare. E io mi auguro che ci sia una parte dalla quale dobbiamo stare tutti, tutti da quella parte. Poi c'è altre parti in cui unione con la propria coscienza, con la propria vita, con i propri sentimenti, farà delle scelte. Ma c'è una parte dalla quale dobbiamo stare tutti per evitare quelle scorciatoie, quei giudizi, quelle emarginazioni, quelle fragilità. Noi dobbiamo stare da una parte tutti, che è quella della legalità, della giustizia, dei diritti, della libertà, della dignità umana. Da quella parte dobbiamo stare tutti, poi ognuno esprimerà altro. E ben venga questa pluralità di espressione. E di fronte ai bivi della vita bisogna avere questo coraggio che comincia dalle piccole cose. La legalità mi richiama subito cos'è la nostra Costituzione. E voglio dire un qualcosa sulla nostra Costituzione, perché io mi permetto da anni a dire che il primo vero testo antimafia in Italia è la Costituzione italiana. Quello è il primo vero.